Ciao a tutti, io sono Statib, benvenuti su questo canale. Oggi andiamo a terminare il nostro esercizio di creazione di un'infografica del lago di Garda con il software Inkscape. Prima di iniziare con il video, vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdere i prossimi video. Eravamo arrivati all'introduzione dell'ultima parte delle grafiche, diciamo così. La prima cosa che andiamo a fare oggi è completare questo piccolo indicatore di scala, perché in realtà mi sono proprio dimenticato l'ultima volta di mettere il valore di scala della nostra mappa, diciamo così. Per cui per farlo il metodo più semplice per calcolarlo sono le proporzioni. Io sono andato in internet, ho trovato due tool già pronti, molto simpatici. Questo poi vi metterò magari nei link e questo qua. Vi spiego cosa dovete fare. Allora, in questo caso è un calcolatore conversione della lunghezza della scala. Come lo dobbiamo fare? Lo dobbiamo semplicemente compilarlo. Vabbè, la scala sarà 1 o 2 punti. Io adesso l'ho già calcolato 371.000. Come arrivo a questo numero? Partiamo da 1, scala 1 a 1. Qui dobbiamo mettere che la lunghezza reale è in chilometri e la lunghezza invece della scala, cioè quella che va poi a essere trasformata, è in millimetri. Se noi andiamo a vedere la nostra mappa, ovviamente abbiamo segnato 10 chilometri, ma basta andare a misurarla con lo strumentino adatto e vedete che io l'ho già misurata, vedete che è 27 millimetri. Per cui, tornando sul tool, qui dobbiamo far comparire 27 mm, ok? Come facciamo? Adesso qui sarà a 0, per esempio. Dobbiamo andare a incrementare, a compilare il primo campo, cioè la lunghezza reale, e incrementare la scala manualmente, per cui andremo a fare dei tentativi per reprocicità, insomma, per avvicinamento, diciamo così. Per cui la larghezza reale la andiamo a impostare, quello che abbiamo visto erano 10 km, per cui vedete che adesso ci dà questi millimetri sul foglio che ovviamente non sono corretti. Per cui aggiungiamo intanto degli zeri sulla scala e andiamo a toglierli qui, ovviamente, cioè toglierne uno qui, scusate. Vedete che si riducono questi, per cui ne aggiungiamo un altro, lo togliamo ai chilometri, ne aggiungiamo un altro, lo togliamo ai chilometri e vedete che ogni volta che togliamo ai chilometri, togliamo anche qui perché la scala aumenta. I millimetri che ci consentono di descrivere la proporzione, insomma, diminuiscono. Ne aggiungiamo un altro qui finché non arriviamo più o meno a una decina. Ok? Ovviamente perché il numero che dobbiamo ottenere non è la lunghezza scala, qual è? È 27, quello che abbiamo visto prima. Siamo a 100.000, possiamo qui andare a vedere adesso di mettere, non so, un bel 3, 30, adesso riportiamo questo a 10, vediamo che ci stiamo avvicinando, devo abbassarlo ancora fino a 27, per cui qui abbiamo un 5, mettiamo un 5, vediamo che diventa 11, lo riportiamo 10, siamo a 28,57, potremmo già accontentarci di questa scala, ma visto che vogliamo avvicinarci il più possibile, cerchiamo di compilarla in maniera più corretta. Per cui vedete 77, se la proviamo a inserire un 5 qui, 7,39, un 5 anche qui. E direi che vedete ci siamo quasi. Mettiamo un 8. No, mettiamo magari uno 70 qua. Direi che ci fermiamo qua, dai, proviamo con l'8, ma ci siamo abbastanza avvicinati alla vera scala che è 27. Sarà un 9. Oh là là. 9, 5. Direi che ci siamo, dai, sono 60 metri neanche. Per cui la nostra scala sarà questa, 1 a 369.500. Se invece utilizziamo, adesso
capite meglio che la possiamo fare anche con le proporzioni direttamente. Per cui cosa dobbiamo mettere? Dobbiamo mettere questi valori all'interno della proporzione, dove abbiamo questa 10 sta alla 27esima e andiamo qui a compilarlo, per cui qui va 10. Qui dobbiamo inserire i chilometri. Scusate, qui va 20. 27. Qui dobbiamo inserire la misura reale sul, cioè la misura reale, per cui sono 10 chilometri, sono 10 centimetri. Sono 10 chilometri, per trasformare in centimetri ci aggiungiamo gli zeri. 10 chilometri sono 100 ettometri, 1000 decametri, 10.000 metri, questi sono i decimetri e questi sono i centimetri. Nell'ultimo posto dobbiamo inserire l'1. Calcolo e vedete che porta 37,037,044. Ok? Se noi qui aggiungiamo okay. Se noi inseriamo 27.036 come valore, ovviamente abbiamo sempre arrotondato, questo è più preciso, ovviamente questo è veramente il numero perfetto, questo è proprio arrotondato, però per farvi capire che il risultato è uguale, se io la lunghezza della scala metto quella che risulta di là, vedrete che il numero, questo qua, è esattamente 36049, è questo qua arrotondato ai 7 decimali, ok? Per cui questo è il modo di calcolare la proporzione. Teniamo buona questa, che è un numero tondo, lo copiamo e andiamo a inserirlo adesso di fianco al chilometro, per cui 10 chilometri. Trattino scala 1 2 punti 36 369.500. A questo punto allineiamo, anzi per allineare selezioniamo questo first selected come parametro d'allineamento e abbiamo concluso la nostra modifica. Adesso volevo inserire, come avevo detto l'altra volta, una sorta di riferimento, una cartina con il Nord Italia, per cui andiamo ancora su Chrome, apriamo una nuova tabella, Free Pick, che abbiamo visto negli scorsi video, e qui mettiamo Italia. Tra le grafiche, ovviamente gratis, ovviamente vettoriale, tra le grafiche scegliamo questa che porta, perché questi li ho già guardati, ovviamente non portano il lago di Garda, invece questa qua che ci mette a disposizione il sito è già comprensiva di lago di Garda e degli altri laghi del Nord Italia. Vedete, piccoli ma vanno più che bene. Adesso mi aprirà lo zip, a questo punto questo lo trascino direttamente qui, vediamo se questo Windows è così intelligente da capire che lo sto estraendo direttamente da zip, ma
Non lo so, sta pensando, ma non dubito. Invece sì, incredibilmente no, infatti. Sembrava una future veramente troppo avanzata. Vabbè, l'estraiamo direttamente dai qui nella cartella sua e poi la portiamo in Escape. Vediamo, ok, qui mi sono accorto che c'è un piccolo difetto, vedo già da ora. Va bene, torniamo indietro un attimo, facciamo zoom out, spostiamo un secondo questa immagine fuori, andiamo a sistemare quella cosina lì, altrimenti la perdo, non la rivedo più poi. Desenzano, manca un... Ecco, adesso ho sistemato. Comunque questo è proprio un bug strano del programma. Vabbè. Andiamo a elaborare il file dell'Italia che abbiamo importato. Intanto magari salviamo, gli diamo un bel salvataggio nuovo, diciamo così. Andiamo a scompattare intanto questo nuovo file in gruppo. Andiamo a cancellare tutta la grafica che non ci serve. Potremmo utilizzare anche questa per fare una sorta appunto di, diciamo così, leggenda. Adesso qualcosa ci inventiamo. Tiriamo via questa, il coso dell'Italia. Potremmo anche riutilizzarlo, vediamo. Avviciniamoci un attimo e utilizziamo questa parte, solamente quella di queste tre regioni, per creare una sorta di piccola mappa in questa zona. Per cui copia e incolla. Ok, adesso su questa mappa mettiamo magari tre piccoli indicatori che indicano le città vicine. A questo punto volevo rifare anche un po' il lago di Garda, perché vedo che alcune zone, soprattutto alcune spiagge, si perdono. Per cui andiamo a recuperare un attimo, come si dice, la
cartina totale, che dovrebbe essere nell'area costruzioni, se non faccio delle stupidaggini, la trovo immediatamente. Allora, intanto, prima di fare questa cosa qua, testiamo un po', allora, vediamo che tutto sia nel layer giusto. Bene, grafiche sono lì, perfette. Costruzione, layer costruzione. Questo è il lago che mi interessa, facciamo una copia, andiamo nell'area corretto, ne incolliamo un'altra versione, per cui a questo punto, se tutto va bene, costruzione lo spegniamo, infatti questo rimane visibile. Sì, preferisco, vedete che sia a questo tipo di dettagli. Allora, per dimensionarlo corretto, sapete dove la facciamo? Selezioniamo questo, blocchiamo le proporzioni, copiamo questo numero, che è l'altezza, andiamo sulla nostra grafica nuova, incolliamo. Diamo il via, magicamente le proporzioni dovrebbero essere uguali. Vediamo se selezionando e poi andando a mettere una sopra l'altra, vedete che ci siamo. Per cui, guarda, lo andiamo a mettere nell'area costruzione, così da avere sempre, diciamo, una sorta di storico di quello che abbiamo fatto. E adesso andiamo ovviamente a controllare che tutte le spiagge siano in posizione corretta. Già vedo che qualcuna va rimpiazzata, anzi meglio riposizionata.
Adesso un'altra cosa che vorrei inserire sarebbero queste barre, magari per poter utilizzare i mesi, diciamo, più potrebbero rappresentare, non so, i mesi più caldi oppure i mesi più interessanti. Andiamo a vedere questo. Questo no, questa pallina no. Ok, copia. Possiamo mettere magari una scala qua. Potrebbe stare. Sì. Vediamo se le mettiamo a cavallo tra i due, tra le due porzioni. Poi non ci sta più 30, però potremmo abbassare questo e metterlo sopra 30, per cui andiamo ovviamente a mettere il testo in italiano, perché non si può vedere quando le cose sono miste, sperando che sia un testo e non sia un oggetto. Invece è un oggetto. Peccato, volevo fare furbo. Anche qui sempre lucchetto premuto, tre lettere, gennaio. Diamo invece del blogger anche qua il solito Big, cos'è andato, ho scelto prima Big John, eccolo qua, troppo grande. Beh, però Big John normale, si regola, non bold, facciamo 4. Potrebbe essere carino. Ah, così cicciotto è il bold normale. C'è il regular. Oh, vabbè.
Anche qui colorazione bianca. Gennaio, copia e incolla. Febbraio. Che lì ci rilasciano un titolo che spiega cosa serve sto grafico, se no poca roba interessa. Copia, incolla, qui lo facciamo più grande, invece del 6 lo facciamo da 8. Presenze turistiche, bello, sì, mi piace. Presenze turistiche lo mettiamo là, poi lo allineeremo alla fine. Qua bisogna mettere una barretta con scritto quanti mila. Per cui una bella barretta così, che vada da lì a, diciamo, qua. Ah, niente, ah, perché per forza. Facciamo 2 mm. E poi mettiamo due numeri sopra e sotto. Sempre gen copia e incolla, mettiamo solamente un valore alto, non serve quello basso, ovviamente quello basso, diciamo 1 milione, per cui 100 è 1000 m 100 milioni. Bella, se senta anche un po' di più magari. Tanto poi da lì continuerà un'altra, si dice, barrettina. Comunque 100.000 m ci sta tutto. E adesso aggiungiamo una barrettina. Una che va così. E una che va così. E poi a metà sarà qua. Perfetta, guarda che bellina. Allora, intanto facciamo un bel gruppo. Questo è il primo. Poi questa la mettiamo tutta bianca, anche colorata, no, ma colorata non è male, dai, gennaio, vai, dai, gennaio. Eccola qua. Non so se, se sia corretto a livello estetico fare due tipi di carattere, ma li faccio e non mi pongo poi più di tanto la domanda. A me piace, per cui va bene anche così.
questo qua lo gruppiamo tutto in uno e diventa presenze. Bello, adesso mettiamo la bandierina italiana qui di fianco al consorzio, per cui anche la bandiera ha il suo perché. Visto che non abbiamo messo da nessuna parte. Eccolo qua. Basta, l'unica parte che mi sembra un po' vuotarella è questa, e vabbè, questa qua, ma d'altronde non è che si può mettere tutto. Potremmo mettere magari, si potrebbe mettere, non so, un'imbarcazione stilizzata o un nuotatore. Adesso magari vado su internet a vedere se trovo qualcosa da poter inserire velocemente.
Ecco qua, allora ho inserito intanto una rosa dei venti perché così per capire giusto le direzioni è una cosa simpatica. Poi questi nuovi loghetti, diciamo così, per indicare più o meno le tendenze, lo stato, diciamo così, dell'acqua, se calma o no, insomma l'avete un po' vista nel video accelerato, e poi questi quattro per la stessa cosa dei venti, per cui ovviamente si capisce, questo è un vento un po' più forte nella parte nord, nella parte centrale ci sono venti più tenui, nella parte sud è proprio mite, per cui queste sono le grafiche che ho inserito. Per quanto riguarda la creazione, diciamo, è a posto, ci sono un sacco di elementi, cioè tutta molto piena, se volendo si potrebbero riempire anche con degli effetti grafici, delle semplici lineette, ma mi piace così abbastanza pulito. Per questo esercizio, diciamo, mi fermo qui. Grazie per aver visto questo video e alla prossima.